Amici di Controfuga, buongiorno e benvenuti alla prima puntata della rubrica Controfuga Next Gen. Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Massimo Tafuro, coordinatore tecnico delle nazionali giovanili. Buongiorno, mister, e benvenuto. Buongiorno a te Andrea, grazie della possibilità che mi dai e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Mister, la delibera emanata dalla FIN settimana scorsa ha sancito l'annullamento dell'attuale stagione per le categorie senior. Quanto potrà essere importante per i diversi atleti riprendere ad allenarsi, magari anche in mare, in vista di un periodo poi molto lungo di assenza di impegno agonistico? Ma io penso che l'attività sportiva nostra dovrebbe essere fatta in maniera continuativa, certo con una qualità e quantità dell'impegno modulato, variabile in funzione delle varie stagioni naturalmente. E quindi prima si riprende tutto quello che si può fare al mare, nelle piscine dei condomini, laddove è possibile, va benissimo e ci mancherebbe altro. Fermarsi è sempre una cosa assolutamente controproducente, quindi va benissimo quello che si sta prospettando. Certo, le difficoltà sono oggettive. Come dice il presidente Barelli, noi andiamo ad acqua calda e quindi tutti gli sport acquatici hanno questo grossissimo limite proprio economico intanto, ma anche strutturale. E per cui Certo. è un danno importante quello che il nostro mondo sta ricevendo. Quali sono le principali mansioni, del ruolo di coordinatore tecnico delle nazionali giovanili? Ma appunto di avere un rapporto intanto con Sandro Campagna, perché poi tutto discende da lui ed è assolutamente fondamentale. Le indicazioni che da lui sono importantissime per strutturare un percorso formativo dei nostri atleti dalla categoria, diciamo, dai 13 anni, 14 anni, perché noi abbiamo fatto anche attività in precedenza, il progetto Tokyo e tutti i percorsi formativi della categoria under 15 e poi della categoria under 16 per cercare di costruire giocatori che possano avere una prospettiva nella nazionale A. Quindi il mio compito è quello di seguire questi ragazzi, di coordinarmi strettamente con i tecnici che si occupano di loro. Di seguire le direttive di Sandro, il quale a sua volta si appoggia e dà indicazione da tutto lo staff medico e anche dallo staff, come dire, fisico-atletico e dalla parte amministrativa, perché io non voglio mai dimenticare che, il nostro mondo ha una struttura, come dire, che si vede poco, che è quella dell'organizzazione delle attività. I raduni, i collegiali, la partecipazione alle manifestazioni internazionali è veramente molto, molto complicata e molto onerosa da tutti i punti di vista. Per cui il mio compito è quello di avere un po' rapporti a 360 gradi ed è un lavoro bellissimo perché ti dà la possibilità appunto di vedere lo sport da vari punti di osservazione, senza dimenticare che poi ancora mi dà ancora il compito anche di seguire direttamente una rappresentativa nazionale che è stata l'under 15 l'anno scorso, sarebbe stata l'under 16 quest'anno, avrebbe dovuto partecipare ai mondiali di categoria e quindi ancora di più, insomma, quindi è un'esperienza bellissima quella che sto facendo. Quali sono i tratti comuni del progetto che poi ogni selezionatore di categoria va a sviluppare con la propria rappresentativa? Ma i tratti comuni sono quelli come dire, di una via italiana alla pallanuoto, la via italiana alla pallanuoto che è sicuramente quella della ricerca del movimento, della capacità di spostarsi rapidamente in acqua, la quale rapidità di spostamento in acqua però non può prescindere dalla capacità di spostare velocemente la palla in acqua. Sono due frasi abbastanza facili da dire, da produrre, però poi prevedono dei contenuti di tecnica individuale e di capacità di pensare rapidamente, che
che poi sono alla base dello sviluppo del gioco che è car nostra caratteristica. La nostra caratteristica, la nostra peculiarità è quella di cercare di mettere insieme l'intelligenza motoria, quindi la capacità di muoversi rapidamente dentro l'acqua, la capacità metabolica, quindi l'aspetto proprio di spostamento dagli aspetti natatori, ma anche dalle capacità di contrasto in posizione verticale, con anche ovviamente le componenti di forza fisica, di struttura fisica, perché certamente queste non è facile, però cercando, ecco, di tenerle sempre in un contesto di rapidità di pensiero e di rapidità di esecuzione, che sono i due tratti fondamentali nella costruzione di un giocatore di pallanuoto moderno, ma direi in modo particolare peculiare per le caratteristiche nostre, le caratteristiche italiane. Tutto ciò, peraltro, secondo me si lega anche molto con la nostra storia, perché noi abbiamo proprio una storia che è fortemente legata a queste connotazioni, a queste caratteristiche. Per cui direi che come dire, va benissimo così, insomma, ecco. Quali sono i ricordi più belli che sicuramente la legano all'indimenticato Nando Pesci? Vabbè, adesso tocchi un tasto estremamente, da una parte molto doloroso, perché quello che è avvenuto con Nando è chiaramente una cosa che è veramente stata durissima, non da superare, perché da superare io personalmente ancora non ci sono riuscito, ma proprio da affrontare. L'esperienza è stata un'esperienza. Noi ci siamo conosciuti frequentando la stessa piscina, anche se non abbiamo mai giocato insieme, perché poi lui è andato via dalla Lazio abbastanza giovane, ha cominciato a girare per l'Italia. E poi ci siamo rincontrati nell'ambito federale, lavorando a stretto contatto di gomito, perché lui ha fatto il percorso nell'ambito federale che tutti conosciamo. Io l'ho raggiunto in maniera più stabile con il rientro di Sandro Campagna alla guida della Nazionale A, pur avendo io pure avuto un'esperienza con Ratko Rudic, e quindi poi lì dal 2009 abbiamo lavorato a stretto contatto di gomito, ci siamo confrontati, ma non eravamo soltanto legati dal punto di vista pallanuotistico, ma era chiaramente un'amicizia profonda, ci conoscevamo con le famiglie, insomma, tutta una storia lunga, per cui è chiaro, i ricordi sono tantissimi, quindi francamente ricordarne uno in particolare, forse quando lui vince l'Europeo con la Nazionale 93, il primo Europeo che vince nel 2010, in Germania, quella telefonata che ci siamo fatti alla fine di quella manifestazione è stato forse uno dei momenti più belli, anche se non eravamo a contatto, ma ci siamo sentiti per telefono, però è stata una cosa veramente molto divertente e molto carina, che ricordo con tanto affetto, così come le tantissime altre situazioni, adesso qui potrei elencarne veramente tante. Tante. Quali emozioni ha provato quando ha dovuto assumere in corsa la guida della rappresentativa Under 17, che si è poi laureata campione d'Europa di categoria la scorsa estate? E quali parole ha detto ai ragazzi al primo allenamento? Questo è stato veramente un momento duro, molto duro. Penso che spero di essere riuscito, non so se ci sono riuscito, a rimanere in equilibrio tra l'emozione fortissima che anche in quel momento era giusto comunque far uscire, perché non era pensabile di comportarsi certamente come un'autonoma, ma però al tempo stesso anche quello di costringere, tra virgolette, i ragazzi a ritornare a pensare alla pallanuoto. Questo è stato, diciamo, l'idea era quella di vivere l'esperienza sul piano emotivo i primi 2 giorni, quindi capite bene cosa può essere successo, il funerale e quant'altro, ma poi
costringerli subito dopo il funerale a tornare a pensare alla pallanuoto, perché quello lo dovevano a loro stessi e al loro allenatore. Quindi, e devo dire che questa è stata una molla molto importante con i ragazzi. Per cui il primo allenamento è stato un allenamento abbastanza ridicolo, direi. Poco, un allenamento proprio che aveva, insomma, tutto è stato meno che un allenamento. Però poi i ragazzi sono riusciti a riconcentrarsi sulla parte sportiva, pur senza mai dimenticare il loro allenatore, perché quella è stata una cosa veramente strabiliante da parte loro, perché veramente si vedeva dalle parole che si dicevano in ogni situazione quanto ci tenessero a ottenere il risultato. Perché avevano veramente un obbligo, sentivano di avere un obbligo morale nei confronti di loro stessi e nei confronti di Nando. È stata una molla fortissima. Se si mette questo insieme poi alle indubbie capacità di quel gruppo di ragazzi, ecco, una facilitazione, se si può parlare di facilitazione, perché non è il termine più giusto forse, che io ho avuto, era quella semplicemente che quei ragazzi là io li conoscevo da tempo e li avevo seguiti anche insieme a Nando, perché avevo partecipato a dei raduni insieme a lui, quindi sapevo bene, insomma, cosa potevano dare. Da non dimenticare poi assolutamente il contributo fondamentale che è stato dato da Arnaldo Castelli, da Paolo Bagliardini e da Umberto Marini, perché avevano fatto tutto il lavoro negli anni precedenti insieme a Nando, quindi è stato veramente tutto un contributo prezioso ed è diventato uno staff, giocatori, staff, parte tecnica, parte, come dire, anche organizzativa, estremamente coeso, forte, fortemente coeso. Mister, la FIN ha lasciato aperto un piccolo spiraglio per le categorie giovanili per completare magari la stagione anche tra luglio e agosto. Quale formula potrebbe essere adottata per riuscire a completare molti tornei che sono ancora fermi alla fase iniziale e così consentire ai ragazzi di riprendere in qualche modo l'attività? Ma guarda, intanto devo dire di aver sentito dal presidente in poi naturalmente questa attenzione e questa cosa veramente estremamente confortante, perché penso che se è gravissimo perdere dei periodi di attività per un atleta senior, lo è molto di più per un atleta in fase di formazione, cioè perdere un anno a 14 anni, a 15 anni, a 16 anni, assolutamente gravissimo. Io oramai ho passato da tempo quell'età, ma ricordo chiaramente quanto fosse importante per me quei periodi, quanto sono stati importanti dal punto di vista umano, ma anche e soprattutto dal punto di vista della mia formazione di giocatore. Quindi penso che veramente sarebbe importante. Per quanto riguarda la formula, francamente penso che sia il problema minore. L'importante è riprendere l'attività. Poi le formule si possono trovare, sicuramente. Credo che si possa prescindere però rispetto a questo da un principio, come dire, di volontarietà da parte delle società, perché non tutte le società sicuramente si troveranno nelle stesse condizioni, nella stessa situazione. Faccio un esempio banale. Una cosa è una società che gestisce direttamente una struttura, ancorché piccola, dove però poter trovare un punto d'appoggio e della cui riapertura in qualche modo si fa carico direttamente lei, rispetto a società che invece si devono poggiare su strutture altre, rispetto Certo. a quella che è appunto è la capacità societaria. Quindi penso che già produrre delle differenziazioni, però l'importante è che si faccia attività. Si faccia attività. Poi le formule si possono trovare, si può trovare un percorso in funzione ovviamente delle varie categorie, perché le categorie sono, come ben si comprende, più di una, dall'under 15 al 17, l'under 20, trovare delle formule che possono avere una peculiarità regionale oppure interregionale successivamente per poi arrivare a una formula finale. Io penso che però qui l'importante è riprendere, poi la formula Si sicuramente adatta. troviamo, sicuramente la troviamo una formula che può essere
può essere, come dire, confacente alla situazione che stiamo vivendo. Mister, siamo all'ultima domanda. Da sempre il settore giovanile è il serbatoio da cui trae linfa vitale la nazionale maggiore. Nel momento in cui il Settebello dovrà affrontare un inevitabile ricambio generazionale, su quali premesse potrà contare il selezionatore in quel momento, sia esso Campagna o un suo eventuale erede? No, quale erede? Per carità, io Campagna, assolutamente. E guarda, non per piaggeria, perché Sandro sa bene che quando ci dobbiamo dire le cose ce le diciamo tranquillamente, ma un allenatore come lui, da quando è rientrato, veramente ha dato un contributo importantissimo a tutte le nostre attività. Teniamocelo bello stretto, almeno questo è il mio pensiero, assolutamente. Ma Sandro conosce bene tutta l'attività giovanile, la conosce bene. Io non dimentico che quando lui è tornato e mi diede da fare un raduno a Civitavecchia con i ragazzi del 95, ricordo, lui venne a vedere gli allenamenti lì a Civitavecchia di quel gruppo di ragazzini che avevano 14-15 anni, stiamo parlando, che ne so, di Velotto e tanti altri che. Perché quella era la categoria, insomma, quella era il gruppo, li conosce bene, sa bene che cosa può tirar fuori dalla nazionale che ha finito il mondiale adesso a dicembre, agli ordini di Carlo Silipo in Kuwait e a quelli che ci stanno dietro. La nazionale 2002, quella di Nando, che è di Nando Pesci, dell'Europeo. Di Diplesi e anche quello che c'è ancora dietro, perché anche dietro c'è qualcosa di interessante. Sicuramente c'è da prendere da queste categorie, ci sono giocatori interessanti che possono arrivare alla nazionale A. Molto dipenderà da loro, dipenderà dalla capacità loro di fidarsi, di continuare a lavorare, perché vedi, nell'ambito giovanile secondo me, anche da parte degli atleti, ci deve essere la totale consapevolezza che da una parte debbono continuare a lavorare con la mentalità giovanile, cioè ad applicarsi per curare i dettagli, per curare gli aspetti di comprensione del gioco e di tecnica individuale, oltre che degli aspetti metabolici, quindi la resistenza, la velocità, la rapidità di spostamento. Lavori tipici dei settori giovanili, che sono chiaramente anche trasferibili in una squadra senior, ma che sono tipici del settore giovanile. A questo si deve aggiungere il lavoro di una prima squadra. Lo dico con grande forza questo aspetto, perché i giocatori che si affacciano in prima squadra, qualche volta, un po' per colpa loro, un po' anche per responsabilità dell'organizzazione societaria, come dire, sono un po' a cavallo tra le due situazioni e rischiano, dedicandosi esclusivamente alla prima squadra, di perdere fasi di apprendimento che invece sono fondamentali. Ecco, c'è bisogno invece di continuare a lavorare sulla doppia, come dire, sulla doppia matrice, sulla doppia faccia, insomma. Da una parte continuare a lavorare forte per migliorare i dettagli, per migliorare gli aspetti tecnici, per migliorare appunto quello che dicevo prima. Dall'altra però agganciarsi fortemente a laddove c'è la possibilità di farlo. I ragazzi nostri delle nazionali giovanili praticamente tutti si affacciano in prima squadra e qualcuno di loro non si affaccia soltanto, ma comincia a rivestire ruoli via via sempre più importanti e quindi entrare nel mondo degli adulti, che è un mondo però diverso. E non si può pensare, insomma, questo lo voglio dire, non si può pensare che un ragazzo che arriva dai settori giovanili sia già un giocatore finito. Assolutamente, è un errore gravissimo quello Assolutamente, che si infatti. commette. Lo si commette anche con gli atleti senior, eh? Anche loro non devono commettere questo errore, per come vedo io lo sport della pallanuoto, ma in modo particolare i giovani non possono essere considerati già giocatori finiti soltanto perché arrivano in prima squadra. Questo è compito dei loro tecnici, ovviamente, delle strutture societarie, ma è anche importante che la loro mentalità rimanga agganciata
a questa doppia visione. Cioè, voglio dire, per essere concreti, se c'è bisogno di andare un'ora prima, un'ora e mezza prima all'allenamento serale, perché andando ancora molti di loro a scuola non possono fare l'allenamento della mattina, ecco, quindi è una cosa che devono fare, perché altrimenti, se debbono fare l'allenamento con la prima squadra e poi però allungare questo allenamento rimanendo con il settore giovanile, facendo lì lavori specifici di tecnica e quant'altro, devono farlo, perché altrimenti si rischia di saltare delle fasi di apprendimento con ricadute negative molto gravi. Io ringrazio Massimo Tafuro per la sua disponibilità a questa intervista, lo saluto affettuosamente e mi auguro di incontrarlo presto, magari sul bordo di una piscina. Grazie, grazie Andrea, sono io che ringrazio voi. Veramente fate un servizio importantissimo per il nostro mondo, continuate, mi raccomando. Grazie. Un saluto. Grazie, a tutti. Arrivederci.